siete davvero ovunque, oltre che in campo, fuori campo, siete sempre i primi e pronti ad iniziative di questo genere. Insomma, davvero la Pescara Calcio incontra la gente. E tutto quello che può avvicinare la squadra alla città per noi è un piacere, perché poi più affetto c'è nei confronti delle persone, più magari queste persone verranno allo stadio a tifare per noi. Forse è la prima volta che succede una cosa del genere, ogni giorno avete un appuntamento extra calcistico. Sì, è il nostro team manager che ci prepara gli eventi settimanali e ci divide, ma per noi è un piacere far parte della comunità. Andrea Cocco, che effetto fa intanto essere così ben voluti, anche se dall'inizio di campionato, lo sappiamo, tu sei un attaccante, insomma stai davvero affrontando dei momenti anche di difficoltà, perché quella palla proprio in rete non vuole andare, ma la gente ti adora. No, beh, sicuramente è una cosa che fa piacere, ti dico la verità, perché sicuramente la gente capisce che sto attraversando un momento di difficoltà a livello di gol. Perché capita poi agli attaccanti. Sì, alla fine capita, però bisogna sempre lavorare per poterne uscire, non fossilizzarsi troppo sul gol, perché più ci si pensa e meno lo si fa. Però mi fa piacere, però spero che comunque sia di sbloccarmi al più presto, perché sarebbe anche ora, dico la verità. Magari con Lanciano per il derby. Magari, ma la prima partita che capita vorrei sbloccarmi, perché veramente a lungo andare pesa anche psicologicamente. Esatto, più mentalmente, che alla fine anche sulle giocate che in campo un po' ti condizionano, avere quella fiducia che il gol magari ti può dare. Allora facciamo così, non pensiamo ai gol, pensiamo solo a tutto il calore del pubblico, alla tribuna dell'Adriatico quando eri in campo con la Virtus Entella, e davvero negli ultimi 15 minuti non hanno fatto altro che urlare il tuo nome. Io penso che questo sia davvero un segnale importante da parte dei tifosi e da parte del pubblico di Pescara. Sì, una cosa che mi ha fatto tantissimo piacere, e li ringrazio, perché poi mi dicevano che è una cosa che capita raramente. Quindi, guarda, non è mai capitato, io non lo ricordo. Quindi li ringrazio, perché sicuramente è stato un gesto molto importante per me, significa che ci tengono e capiscono il momento. In bocca al lupo. Crepi. Michele Fornasi è sempre con il sorriso, è una tua prerogativa? Sì, assolutamente, sono stato cresciuto così, e poi alla fine facciamo il lavoro più bello del mondo, quindi non vedo perché non sorridere. È un piacere vedervi davvero tra la gente, oggi una nuova apertura, voi siete sempre pronti ad essere tra i tifosi, tra le persone che davvero vi vedono in campo, vi apprezzano il sabato. Sì, è quel poco che possiamo fare per ricambiare tutti i loro apprezzamenti in campo, fuori, e ci stanno sempre vicino, ci seguono ovunque, quindi per noi, anche per noi diventa un piacere fare queste cose. Sabato c'è il derby. Sì, sappiamo. Come state vivendo questa settimana e insomma come vi state preparando anche la partita? No, siamo molto sereni, tranquilli, stiamo preparando alla fine una partita con un po' più di stimoli, però noi la trattiamo come tutte le altre e vogliamo andare lì e vincere. Anche loro, allora lanciamo un messaggio anche a tutti i tifosi che seguiranno naturalmente l'incontro e che naturalmente ti faranno pescare. Venite in tanti e ci divertiremo. About the price tag.